Manpower Group ha partecipato ad un tavolo all'interno del programma di questo evento Officine e Risorse Umane proprio sulla Diversity e Inclusion, riprendendo il paper che a livello globale abbiamo lanciato, che riprende sostanzialmente i 5 punti oggi del programma ONU 2030. Diversity e Inclusion per noi è stato in questo momento il tavolo principale di riferimento, il focus di riferimento all'interno di Officine e Risorse Umane, perché è un tema che sentiamo particolarmente all'interno della nostra azienda nel mercato italiano. Per la nostra azienda Diversity Inclusion è un macro concetto che decliniamo soprattutto su 4 punti. Il primo è legato alla disabilità. Oggi accogliere, inserire, sviluppare persone con disabilità è una delle sfide più importanti. Il secondo punto è legato a tutte le tematiche dell'aging. Sempre di più anche nella nostra azienda lavoriamo e conviviamo con la tematica generazionale, con la generazione dei baby boomers, con la generazione Z, i millennials, che insieme quotidianamente lavorano e sviluppano la propria attività, tutte le tematiche legate all'LGBT e tutte le tematiche oggi legate al gender gap. Il tavolo realizzato all'interno di Officine Risorse Umane è stato molto interessante perché ha lavorato sul concetto di ecosistema. La tematica oggi del gender gap, della diversity e inclusion, in questo caso non è un tema che può essere risolto con un'unica iniziativa. Oggi richiede un forte investimento di tutti gli stakeholder, di tutti gli interlocutori che possono essere legati allo sviluppo e alla risoluzione di questa problematica. Un tema importante per esempio è quello legislativo. Se pensiamo che la percentuale di donne che devono sedere in un consiglio d'amministrazione è previsto da una legge degli anni 80, capiamo come oggi anche la tematica legislativa per esempio può essere una variabile importante. Un altro tema è quello di costruire, no? Quello che un po' suggerivo che internamente alla nostra azienda stiamo facendo, costruire dei tavoli, dei percorsi di formazione che aiutino le donne anche a sviluppare la propria leadership, non in conflitto con una leadership maschile, ma magari in connubio, in integrazione rispetto a questo. Un altro tavolo è un tavolo legato al supporto che oggi il nostro sistema legislativo può dare rispetto alle assunzioni di donne. Se ricordiamo, in questo momento, citavo prima i 2 anni di pandemia, il 70% delle persone che ha perso il lavoro durante la pandemia sono stati profili femminili, quindi aiutare le donne a rientrare nel mondo del lavoro, magari con un sistema di sgravi, con un sistema di decontribuzione, con un'attività che in qualche modo aiuti, agevoli il datore di lavoro nell'assunzione di un profilo femminile rispetto a un profilo maschile. Tutte le tematiche anche legate per esempio alla parità retributiva, è un tema oggi molto forte, molto sentito da troppo tempo probabilmente anche all'interno del nostro mercato del lavoro italiano, che forse oggi dovrebbe trovare un maggiore equilibrio rispetto anche a questo tema. E poi il tema legato ancora una volta al rientro della maternità, ma non è solo il rientro post maternità, è ancora una volta l'equilibrio tra vita professionale e vita personale.